Prego, consigliera Zuliani. Vorrei solo aggiungere alcune parole a quelle di pregio e di valore che sono state dette, che ho sentito questa sera da diversi miei colleghi consiglieri. Io non mi stupisco della malvagità dei malavitosi, non mi stupisco della loro scaltrezza e della loro capacità di delinquere, non mi stupisco della loro capacità di trarre guadagno dallo stupro di un territorio a spese della vita delle persone ignare che ci vivono, ignare o meno ignare, perché poi con il tempo hanno cominciato anche ad imparare a capire diversi segnali e a rendersi conto dei sintomi che sono stati provocati da questa delinquenza. Io invece mi stupisco della connivenza dei politici del tempo, che evidentemente anche qui nel nostro territorio c'è stata, e non per le dichiarazioni di Schiavone, ma piuttosto perché i fatti rendono testimonianza di questa delinquenza viva che ha operato. Io mi stupisco del silenzio e della vigliaccheria di chi sapeva e non si è mosso e non ha agito. Siamo in ritardo. Siamo sì uno dei pochi comuni, forse il primo, forse l'unico, spero di no, che tratta di questo argomento, ma siamo in ritardo comunque e dobbiamo avere adesso la capacità, come credo che abbiamo, di mettere dei paletti, dei limiti invalicabili, non paletti, limiti invalicabili. Dobbiamo dare dei segni evidenti, dei messaggi chiari alla malavita, che è qui a Latina, che è ormai nel tessuto sociale. Perché i figli dei malavitosi vanno a scuola con i nostri figli. È nel tessuto economico, è nel tessuto economico. Sono ditte che operano con noi anche, magari noi non lo sappiamo. Dobbiamo dare un segnale chiaro, non interpretabile. Dobbiamo darlo chiaro perché è palese, evidente. Soprattutto dobbiamo lanciare un messaggio chiaro non solo attraverso il documento che andremo a redigere tra poco, lo dobbiamo dire attraverso uno stile di governo del territorio che è fatto di trasparenza, maggiore trasparenza, non è sufficiente quella che abbiamo adesso. Questo messaggio chiaro lo dobbiamo dare attraverso un largo ascolto dei cittadini. Perché se noi ascoltiamo di più loro, ascoltiamo meno i malavitosi. Noi dobbiamo dare questo segno chiaro attraverso dei percorsi di decisioni partecipate, attraverso una maggiore democrazia partecipativa. Lo dobbiamo dare attraverso un bilancio approvato per tempo, perché questo dà meno possibilità alla malavita di agire e di interagire con noi. Lo dobbiamo dare attraverso un bando per la concessione di contributi, qualsiasi tipo di contributi, attraverso i bandi. Non possiamo darli a chi ci piace, non possiamo darli a chi ci è amico. Anche questo è un segno. Lo dobbiamo dare attraverso la ricerca di un consenso pulito. E lo dobbiamo dare attraverso il privilegio dei bisogni dei più e non attraverso il privilegio dei bisogni di pochi, che spesso io non lo elenco qui, perché tutti conosciamo o a memoria o lo vediamo di giorno in giorno, li vediamo proprio fiorire così, i bisogni dei pochi che invece sono privilegiati rispetto ai più. Quindi io auspico. Sono sicura che adesso andremo a redigere un documento all'unanimità, che verrà approvato all'unanimità e che sarà anche una pietra miliare per il nostro, per la nostra vita di consiglio comunale. Però dobbiamo sostanziarlo, che non sia solo un documento di cui noi ci pregiamo di aver partecipato. Deve essere l'inizio di un cambiamento di stile, perché la malavita non è interessata dai documenti che stilano i consigli comunali. È interessata da come noi ammicchiamo talvolta. È interessata
a capire se ci sono interlocuzioni possibili, se ci sono modalità di collaborazione economica, magari dagli aspetti vantaggiosi, ma che non sono assolutamente vantaggiosi, e non ci possiamo permettere di essere ingenui o di apparire ingenui. Per cui il messaggio che noi dobbiamo dare è sì attraverso questo dispositivo, è sì attraverso tutti gli altri strumenti che noi metteremo in campo e che tecnicamente riterremo attuabili e percorribili, ma soprattutto deve essere la sostanza, lo stile del nostro agire come amministrazione, come governo, ma come soprattutto punti di riferimento politici per i cittadini e non per i malavitosi. Grazie. Grazie consigliera Giuliani.